Svuotiamo il carrello dai prodotti del supermercato, ma riempiamolo di cose da fare in casa. Quindi fare in casa, però con una sicuramente una logica e anche volendo con un'estetica molto diversa magari rispetto a quello che può essere l'immaginario passato. E questo progetto, quindi, che si chiama Autoproduzione in Cucina, è cominciato da un po' di anni ed è un po' un proseguimento di un percorso che ho cominciato diversi anni fa col progetto, diciamo, EcoCucina, quindi dalla valorizzazione delle parti meno nobili degli ingredienti al cucinare lavastoviglie, che poi altro non è che una tecnica di cottura a bassa temperatura. Non so se Alessia stasera è bassa temperatura che fai, quindi praticamente io a casa non avevo uno strumento professionale per farla a bassa temperatura e ho scoperto che la lavastoviglie era assolutamente perfetta per fare questo. E quindi poi è nato il libro Cucinare in lavastoviglie, che poi è uscito anche in alcuni paesi esteri e sta avendo tra l'altro moltissimo successo in questo momento anche in America, Nuova Zelanda, Australia. Quindi siamo nel pieno del boom in realtà del progetto della lavastoviglie e, insomma, con mio grande piacere siamo partiti proprio da qua, dall'Italia, grazie a Gribaudo e Feltrinelli, che hanno creduto da subito in questa pazza che cucinava in lavastoviglie. Poi ovviamente non ci si ferma e penso che il percorso che ho fatto io, quindi arrivando all'autoproduzione, sia il percorso che tante famiglie stanno facendo in questo momento, perché in tanti già da un po' di anni hanno cominciato a ragionare su quello che si acquista, quello che si mette nel carrello, sugli ingredienti che ci sono nei prodotti che mangiamo tutti i giorni, gli additivi, i coloranti, i conservanti, e in tanti hanno cercato e stanno cercando un po' di accorciare la filiera, sapere di più di quello che mangiano. Il passo successivo è realizzare in casa propria questi prodotti. E stiamo parlando naturalmente di cose semplici, magari che tutti voi avete provato, come fare il pane o fare lo yogurt, ma in realtà molto di più. Questa è proprio la base. E quindi c'è anche il pane, ma con mille varianti, ma soprattutto sono 15 capitoli dove c'è qualunque cosa normalmente acquistate al supermercato ma che potete fare a casa vostra. Ad esempio, una delle cose di cui sono più fiera sono le bevande gasate, dove non è che prendi l'acqua gasata e la usi, no, fai proprio una fermentazione in casa facendo fermentare lo zucchero che produce CO2, e per effetto di questa fermentazione ottieni una bevanda gasata che però è anche salutare perché è ricca di fermenti. Quindi come se invece che mangiarmi lo yogurt mi bevo la gazzosa, ma è una gazzosa super salutare. E questo è un prodotto, peraltro, che nemmeno esiste al supermercato. Diciamo che il termine tecnico sarebbe kefir d'acqua. Detto comunemente possiamo chiamarlo gazzosa fatta in casa, ma è una gazzosa veramente super salutare. Vi ho portato questo. Questi sono gli animaletti domestici che potresti adottare domani e che possono farvi in casa la gazzosa. Ora, poverini, li vedete dopo un processo di essiccazione abbastanza spinto, ma se li rimettete in acqua e zucchero, e serve soltanto acqua e zucchero, miele, zucchero di canna, quello che preferite, riprendono vita, si nutrono dello zucchero e cominciano a digerirlo. E ovviamente, essendo batteri buoni, arricchiscono poi l'acqua e zucchero, quindi, di tutta una serie di fermenti che sono assolutamente salutari e benefici. Con questi poi potete preparare con gli stessi anche una bevanda invece a base di latte anche di soia volendo, anche questa molto buona e particolare. E questo è un esempio, ma ci sono anche le zuppe istantanee. Ad esempio, questa è un esempio di zuppa istantanea, dove voi prendete questa busta, ce l'avete pronta in casa, l'avete fatta una domenica mattina che non avevate niente da fare. Avevate magari raccolto nel vostro orto un po' di ortaggi, li avete semplicemente tagliati, essiccati, aggiunto un po' di spezie, un po' di dado granulare, dopo vi spiego come si fa, e ce l'avete lì pronta. Aprite la vostra busta, aggiungete acqua, un pizzico di sale, se volete un filo d'olio, ed è pronta. Cioè, esattamente un prodotto a cui siete abituati. Magari, se avete tempo, il mio consiglio è fatevelo il minestrone, usate le verdure fresche. Ma penso che ormai tutti noi siamo abituati ad utilizzare quotidianamente dei prodotti pronti all'uso. Questi, così come possono essere anche un pacchetto di cracker da portare in ufficio, che posso preparare in casa, e se lo conservo tra l'altro sottovuoto dura anche a lungo. E il principio quindi è del un po' di usare il tempo a disposizione per realizzare prodotti da usare quando questo tempo non se ne ha, e grazie all'essiccazione e al sottovuoto riusciamo a prolungare tantissimo la vita di questi prodotti.
oppure nel caso delle conserve, anche usando semplicemente la sterilizzazione. Questo ad esempio è uno sciroppo fatto con la menta del mio balcone. E il tema dell'orto, tra l'altro, è un altro tema che ovviamente c'è in questo libro, è solo verso la fine, quindi autoproduzione è soprattutto un libro di ricette, quindi ricette veramente da usare ogni singolo giorno, dalla colazione, biscotti, muesli, fino a magari la tisana che vi fate la sera prima di andare a dormire. Ci sono le merende per i bambini e moltissimi biscotti, ovviamente. C'è anche l'orto, quindi c'è anche una parte di la base dell'autoproduzione che parte proprio l'orto sul metro quadro, il balcone. Io ad esempio ho un metro quadro di balcone dove sfogo tutta la mia voglia di orto e c'è un da fare incredibile nella rotazione e cose. E penso che l'orto anche comunque sia uno step molto importante, che sia una cosa a cui moltissime persone in questo momento stanno pensando, che vorrebbero, desidererebbero, magari ci si stanno buttando. E questo è il gradino dopo. Dopo aver cominciato a fare l'orto, comincerò sicuramente a farmi tutta una serie di cose in casa. Però non vedendole, quindi, come il prodotto della nonna, io sfigato che lo yogurt me lo faccio in casa, ma assolutamente come una cosa anche piacevole, divertente ed esclusiva. Perché io non ho lo sciroppo della Marina Fabbrice, lo sciroppo di menta è il mio. E se ti offro la granita fatta in casa, questo è lo sciroppo del mio balcone. Quindi non sicuramente una cosa industriale. Idem probabilmente anche per le zuppe pronte, oppure questa che tu dici, ma cos'è, un pupurri? No, questa è un'insalata takeaway. Questa tu ve la portate in ufficio, l'aprite, siete lì davanti alla scrivania, questa magari a Monti gli può servire, filate un goccio d'olio e aceto, agitate e poi ve la mangiate così, come se fosse uno snack. E con l'essiccazione a 40 gradi manteniamo tutte le vitamine della verdura. È piacevole da mangiare e per di più non teme l'appassimento, cioè potete condirla magari anche la mattina e la sera è ancora buona. Ed è una cosa assolutamente economica che potete fare, tra l'altro queste verdure si conservano un anno, quindi veramente le fate la domenica di luglio per usarle tutto l'anno. Idem anche queste zuppe istantanee, questa ad esempio l'ho fatta con patate e penso anche dei porri, della parte verde dei porri. Oppure questo che non ha... magari non fate fatica a capire di cosa si tratta. In realtà è un latte istantaneo, un latte di soia istantaneo. Quindi non so se ci sono vegetariani tra di voi. Ad esempio io sono vegetariana e magari ogni tanto, cioè, ho voglia di latte di soia, ma è praticamente impossibile trovarlo. Con questo un cucchiaino, acqua calda, mescolate e avete un bicchiere di latte, che poi potete diventare ovviamente un ingrediente di moltissime cose. E naturalmente anche in questo libro torna il tema degli sprechi, perché è un tema che ovviamente mi sta molto a cuore, ma anche purtroppo l'anno prossimo, vi avverto, è l'anno mondiale contro lo spreco alimentare e noi purtroppo abbiamo già due libri sul mercato su questo tema, Eco Cucina e La Cucina Impatto Quasi Zero, ma anche autoproduzione un po' ci torna. E ad esempio il dado, che è una delle ricette forse che mi stanno più a cuore, il mio cavallo di battaglia, si prepara usando bucce di cipolla, strato esterno della carota, vogliamo che si metta la buccia di carota e foglie di sedano e un po' di sale. Quindi è un prodotto che ha un costo pari a zero, perché veramente usate tutto il costo del sale, che dura un anno, che si dosa con un cucchiaino e con un cucchiaino fate mezzo litro di brodo. Ed è un brodo buonissimo. E, tra l'altro l'hanno inserito anche in un ricettario di un grosso robot, quindi spero che questa cosa lo aiuti a diffondersi ed entrare in tutte le case. Oppure anche questi che sembrano normali biscotti, in realtà hanno dentro un po' del germe del recupero. Ad esempio questi frollini si preparano con l'okara, che è la polpa di scarto che voi ottenete quando preparate in casa il latte di soia o il latte di riso o il latte di mandorla. È una polpa concentrata a cui basta aggiungere un po' di farina, un po' di zucchero e magari un po' di lievito e avete questi buonissimi biscotti. Oppure questi invece che si preparano con lo scarto del centrifugato di frutta. Tutta la polpa che si raccoglie, che solitamente viene buttata via, che tra l'altro spesso è più della metà, insomma rispetto al succo che si utilizza, rimane più della metà della frutta come scarto. Anche qui aggiungendo un po' di farina, zucchero e lievito, avete questi buonissimi biscotti alla frutta che hanno un costo veramente bassissimo.